tanti ritornelli. Come stai, Paola? Benissimo, e siamo troppo felici. Siamo troppo contenti. Siamo troppo ritornelli e siamo troppo bella. Vabbè, ho dovuto condurre. Non io, la canzone di Luciano Nelli. Sì, tanto per dire, come dire, anche come dicevano a Montefiascone. Gliel'ho servita. Diceva, su per d'oro. Togliere il vino dai fiaschi, andiamo subito al sodo. Insomma, vabbè, chiaro, scusa. Una battuta troppo. Allora, troppo dai, bella. È una mia canzone che devo dire sta avendo un grandissimo successo. E devo ringraziare la scuola di ballo Santa Lucia, e con tutte le amiche e gli amici. Sono delle sante signore quelle che hanno fatto il balletto e abbiamo fatto questa bella cosa. E allora andiamo con da Luciano Nelli per voi, troppo bella. Bella, vamos a bailar. Pronto sono io, non ci credo, è proprio lei. Vieni a prendere un caffè, c'è un locale a Santa Fe. Troppo bella lei per me, tanta gente intorno, mi sorprende solo lei, classe e fascino da Dio. Cerco di parlarle un po' in un angolo del bar, musica che ci sommerge, non ci resta che ballar. Io la stringo forte, sarà la pigna colada, ma non mi controllo più e l'amore sale su. Bella, lei è troppo bella, ma io non resisto, impazzisco per lei. Bella, per me è troppo bella, ma lei di sicuro è nata per me. Quella notte insieme a lei non la scorderò mai più, io non l'ho perduta mai ed è ancora qui con me. Ogni volta che la guardo sarà la pigna colada, troppo bella lei, ma lei ama solo me. Bella, lei è troppo bella, ma io non resisto, impazzisco per lei. Come sei, porti me a ballare in quel bar, io e te, solo noi. Bella, lei è troppo bella, ed io non resisto, impazzisco per lei. Bella, per me è troppo bella, ma lei di sicuro è nata per me. Per lei. Federica Cocco è debuttato da poco con la sua orchestra, tra l'altro ha lavorato tanti anni con la grande orchestra del maestro, anzi proprio di Franco Bagutti, Franco orchestra Bagutti, italiana. Con Gianmarco. Adesso sta facendo la sua orchestra e devo dire che lei è molto carina ed è molto brava. Questo suo video ve lo presentiamo con molto piacere e si chiama Figlia del Sud. Federica Cocco. Per voi. Su, sono le figlie del sud che incontri in ogni sud. Ah, siamo le onde del mare, grano e sale. Amma, amma Maria, guardo il mondo coi tuoi occhi. Amma, amma Maria, all'Uhr Elfisgesenet.
Cristiano Chesi e C, inviati speciali con interviste fatte un po' in giro, e devo dire che riescono anche abbastanza bene. Ogni tanto mi arriva qualche conticino di ristorante, però insomma, in qualche però... modo ce la caviamo uguale. Vai così. Ciao Luciano, ciao Paola, finalmente dopo giorni e giorni e anni incontro un mio paesano, sono fiero di questo incontro. Come ti chiami? Enrico. Enrico, io Salvatore, molto piacere. Di dove sei Enrico? Varese. Varese, Enrico Varese, però attenzione, la moglie di Enrico è siciliana, catanese, quindi mia paesana. E abbiamo incontrato il nostro amico Enrico. Volevo sapere, Enrico, qual è la cosa che più, diciamo, durante la giornata pensi più volentieri, nel senso dici devo fare questa cosa oggi, devo fare, che ti ricorre più spesso? Una in particolare? Il lavoro? Il lavoro, è giusto, mi sembra anche giusto. Che lavoro fai, Enrico? Ho un'impresa edile. Complimenti per il coraggio e per la determinazione, perché avere un'impresa edile oggi in Italia non è facile portarla avanti. Ti ringraziamo tanto Enrico, sei stato gentilissimo, grazie e buona continuazione con la tua consorte siciliana. Grazie anche a voi, buona giornata. Grazie, grazie, ciao. E arriva Ei Notturni, in questo caso lei ci canta Woman in Love, un grande successo di Barbara Streisand e cantato da tantissimi cantanti in tutto il mondo. Tra l'altro scritto dai fantomatici, fantastici, indimenticabili Bee Gees. The road is narrow as long when eyes meet eyes and the feeling is true. I too never was but a woe, I stumble. Over and over.
we planned it all on the star. Then you and I'll need each other's heart. We may be horse and away, you feel my love, and we hear you say. No trad is ever a lie, and strong man a fall, but I give it you all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world. Talking to you, you know I know what I feel. What I come and can do is it I defend over and over again. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world. Vai, andiamo. Vado ad indagare. Vai, andiamo con a intervistare l'artista di oggi. Vai così. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, bentornato Enrico Faggioni con la sua magica, mitica chitarra. Una delle chitarre, questa sì, è quella sempre per ritornelli, no? È quella che vuole venire qua a ritornelli. Ma da quanti anni Enrico imbraccia questa chitarra? Ma tanti. Io ho cominciato nel 71. Caspita! A suonare, a fare più di 40 anni, quindi col cabaret, subito col cabaret sei partito? No, musicista? Io facevo il musicista nei locali. Perché? Non mi dirai mica che giravi anche tu per raccattare donzelle in giro per il mondo? Nel senso che io sono un tipo, guarda, lo dico pubblicamente, sono fedele proprio per scelta per scelta delle donne, perché non ci vengo, se no io insomma qualche donzella non imbrocco anche... mai, dai, nemmeno con la chitarra. Nemmeno. La tua storia, per oggi vorrei dedicare proprio questa intervista proprio alla tua storia con i Lisbon, che erano un gruppo. I Lisbon, sì. Ecco, sì, erano un gruppo datato? Datato dagli anni 50 fino agli anni 90. E io ho partecipato negli anni 80. Negli anni 80 in qualità di chitarrista? Chitarrista, sì. Cantavi anche? Sì, poco, insomma, io non è che sia un grande cantante, come dico sempre, io non ho studiato canto, ho imparato a cantare, sì, sotto la doccia, insomma. Ecco, però sotto la doccia senza lavarti mai i capelli. No, ma la noia è tutte le volte asciugare la chitarra, no? Capito? E allora poi... Vabbè, e in casa tua cosa dicevano i genitori Faggioni? Quando tu hai iniziato a salire sul palco, non hanno detto ma fai un po' un lavoro serio, figlio nostro? Sì, bravo. Sì. Il mio nonno diceva proprio che era un uccello notturno. Ecco. Andava a perdere le nottate proprio. A perderle? Sì, non hanno mai apprezzato. Appoggiato più molto. E nella tua vita poi sei riuscito a fare di questo, quindi della tua attività, insomma, vera, la musica, oppure hai dovuto poi anche ripiegare sul lavoro, tra virgolette, quello serio? Dunque, io ero partito a fare il chitarrista di professione negli anni 80, si suonava nei locali notturni, no? Perché in quegli anni c'era la possibilità di lavorare tutti i giorni. Poi feci il militare, tornai dal militare e purtroppo le cose erano cambiate. La professione era cambiata, quindi il fisso non esisteva più, infatti, con l'avvento della tecnologia, praticamente, invece di suonare le chitarre, o si faceva finta o c'era il DJ che...
che costava meno. E certamente metteva sui dischi e comunque le persone ballavano lo stesso. E quindi Enrico Fagioni poi si è dedicato ad un'altra attività, magari no? Più remunerativa, quel punto di vista lì, però alla mitica chitarra. Poi mi sono dedicato anche all'insegnamento per qualche anno. Anche tuttora, insomma. Vedete quest'uomo, la serietà di quest'uomo, perché voi non vi rendete conto, lo vedete ai ritornelli, vedete, guarda così, un po' schivo, un po' timido, no? Con le sue canzoncine. Riservato sì, come il tavolo, timido, no, come il tavolo è riservato, Ragioni, però con le sue canzoncine ha fatto praticamente cantare tutto il popolo di ritornelli. Perché tu cosa dici? Che le tue canzoni. Faccene una, ma veloce. Una veloce. A luna o poco più, un Mario si alzò dal letto, accese la vaggiù e andette al gabinetto. Poi dopo un quarto d'ora nel letto suo tornò, svegliò la sua signora e poi gli domandò: Cecigliola, ma non nel bagno, ci abbiamo la luce e si accende automaticamente quando si apre la porta. Ciao Mario, ha rifatto la pipì nel frigorifero? No, signor Enrico Fagioni. Grazie. Una bella canzone, devo dire, la eseguiamo non troppo spesso, raramente, però veramente swing. Una bella canzone scritta tra l'altro da diversi grandi collaboratori, compreso io. Gianni Stellavato, in primis che saluto, grazie per l'idea. E si chiama Cose che si dicono. Paola Velloni, per voi. Ci sono cose che si dicono ed altre che si pensano e si va avanti tra un mai ed un se. Ci sforziamo di essere, esistere, ci sentiamo solo numeri, piccole gocce d'acqua in un'onda che avanza. Ci sono cose che si dicono ed altre che si sperano, rivivere il nostro amore e camminare a testa alta senza timore. Cosa sarà di me e della mia vita? Se continuo a vederla scappare dalle mie dita, cosa sarà di noi e del nostro domani? Se non avremo la forza di crearlo con le nostre mani. Cose che si dicono ed altre che si pensano e ci parliamo addosso troppo spesso ormai, credendo di essere gli unici, credendo di essere magici, e invece siamo gente tra la gente. Sempre di più forti emozioni. Cosa sarà di me e della mia vita? Saranno forse parole sbiadite scritte a matita. Cosa sarà di noi e del nostro domani? Se non avremo la forza di crearlo con le nostre mani. E se bastasse un'illusione, apri gli occhi e poi va via. Da adesso questa canzone la canteremo sempre in due. Noi due. Ci sono cose che si dicono.
bravo giovane fisarmonicista che è appunto Michele Clementucci, che ci fa ascoltare, prodotta Blasca, dalle edizioni Bagutti. Blasca. Salutiamo, ciao a tutti, grazie di essere stati anche oggi con noi, veramente per noi è un piacere immenso tutti i giorni entrare nelle vostre case e farvi passare questa mezz'oretta così di musica e di allegria. Ci proviamo. Paola. Luciano, ciao. Ciao. Che serietà. Quanti ritornelli